Ciao a tutti, io sono Elenia, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Siccome sono ancora nel mood del Signore degli Anelli, oggi ho pensato di fare il Tolkien Tag. Senza rimpiccare, sono 19 domande e partiamo subito. La prima domanda è: quando hai scoperto il Signore degli Anelli? Io l'ho scoperto intorno al 2014-2015, avevo circa 16-17 anni, perché vedevo su Instagram sti meme, no, del film e non capivo. E quindi poi ho scoperto il Signore degli Anelli e così via, ho letto i libri, visto i film e poi ho capito anche i meme. Seconda domanda, hai letto i libri? Sì, certo. Terza, hai letto prima i libri o hai visto prima i film? Ho visto i film solo tramite i meme inizialmente. Quindi sì, ho letto prima i libri, poi ho visto i film e ho capito poi anche i meme, dicevo prima. Poi, quarta domanda, oltre alle opere ambientate nella Terra di Mezzo, hai letto altro di Tolkien? Purtroppo no, ho letto solamente Lo Hobbit e la trilogia del Signore degli Anelli. Poi, se avessi potuto incontrare Tolkien, cosa gli avresti chiesto? Probabilmente gli avrei chiesto se si fosse aspettato tutto questo successo dal Signore degli Anelli, probabilmente mi avrebbe risposto di sì e se fosse soddisfatto dei libri che ha scritto e anche dei film. Poi, sesta domanda, qual è il tuo personaggio preferito? Allora, è Sam, perché lui è quell'amico che dà tutto per gli altri, però non vuole niente in cambio, che tenerone, insomma, mi piace molto. Poi anche romantico, insomma, mi piace un sacco. Però anche Aragorn mi piace molto perché è quel personaggio un po' che sta sulle sue, un po' all'ombra, molto umile, però anche lui si sacrifica per gli altri e le persone che lui ama. Poi, qual è il personaggio che proprio non sopporti e perché? Allora, io non sopporto Saruman perché è un doppio giochista, cioè mi ha fatto proprio girare le balle a una certa. Ottava domanda, qual è invece il personaggio nel quale ti riconosci di più? Allora, vabbè, Sam per il suo aspetto, per il suo lato d'amico e perché è un po' romanticone, dicevo prima, e poi anche Eowyn perché lei è una combattente, nessuno credeva in lei, però lei ce l'ha fatta, ha dimostrato che può farcela e è andata dritta al punto e mi piace molto per questo. E anch'io certe volte penso di essere così, che sono un po' testarda, non so se è un pregio o un difetto, io lo vedo certe volte come un pregio e altre volte come un difetto, però sono molto diretta, vado dritta al punto e ce la voglio mettere tutta per raggiungere i miei obiettivi e per farmi un po' anche coraggio e farmi salire un po' l'autostima. Poi, nona domanda, conosci l'elfico e il nanico? Nessuna delle due. Decima, in quale regione della Terra di Mezzo vorresti abitare? Penso a Hobbiton oppure anche nella Contea oppure anche a Boscoatro. 11. Ti faresti mai un tatuaggio a tema Lotr? Sì, è già in programma, però devo solamente trovare i soldi e il coraggio. Poi, 12esima domanda: qual è il tuo libro e il film preferito? Allora, libro, forse La Compagnia dell'Anello e film Le Due Torri. Però in realtà Il Signore degli Anelli mi piace sia come libro ovviamente e anche molto come film, quindi non è che ci sta un troppo distacco tra i due, però se devo scegliere, libro La Compagnia dell'Anello, film Le Due Torri. Poi 13. Pensi che tra un centinaio di anni si leggerà ancora Lotr o cadrà nel dimenticatoio con l'andare dei secoli? Allora, nei secoli non lo so sinceramente, dipende, secondo me in un futuro prossimo può essere, quindi non lo so, 100 anni? Fra 200, 300, forse nel tempo andrà un po' a svanire. Io mi auguro che però ci siano a sostituirlo dei fantasy, comunque dei libri altrettanto validi. Quattordicesima, cosa pensi dell'adattamento cinematografico del romanzo? Allora, io ho visto sia la versione breve che quella estesa. Sinceramente mi piacciono molto perché hanno dato un volto a i personaggi hanno fatto vedere molte cose, ovviamente, di battaglie, cazzi e mazzi, amore, tutti i valori che sono nel Signore degli Anelli, in un senso visivo, no? Quindi mi piacciono molto, penso che siano anche
abbastanza fedeli, anzi molto, e quindi possono dare gli stessi messaggi del libro. Ovviamente il libro è sempre il libro, i film ovviamente sono un altro prodotto, no? Però diciamo che si completano un po' a vicenda e mi piacciono, certo. Poi, quindicesima, qual è la scena che ti ha emozionato di più? Allora, ce ne sono due. La prima è quando Eowyn dice io non sono un uomo e uccide quello stronzo di merda, mi piace un sacco, perché il tizio prima gli aveva detto nessun uomo può uccidermi, infatti lei dice sono una donna e la uccide, quindi good. La seconda invece è la fine quando si sente Frodo leggere la lettera che aveva spedito a Sam. 16. Ha del merchandising a tema Lotr? Sì, uno è qui, tra l'altro non riuscirò mai a toglierlo, vabbè, è un segnalibro che ho preso alla Contea Gentile, adesso se riesco a slegarlo ve lo faccio vedere perché altrimenti non ne ho molti, cioè in realtà forse questo credo sia anche l'unico. Molto bello, però vorrei averne altri. Poi, a quale razza vorresti appartenere? O agli Hobbit o agli Elfi, quelli di Bosco Atro, quindi la famiglia di Legolas. Poi, che effetto ha avuto il Signore degli Anelli sulla tua vita? Sinceramente molto positivi, mi piace, cioè, è proprio una cosa di immersione, di amore, di amicizia, e poi tutta questa cosa bella e fantastica, cioè, tutto questo ambiente a me dà molta tranquillità, molta calma. Poi ho conosciuto persone all'evento della Contea Gentile che mi hanno fatto sentire proprio a casa, effettivamente, tra amici. Noi non ci conoscevamo, però è come se ci conoscessimo da una vita. Poi, 19, il migliore accostamento attore personaggio. Secondo me Sam con Sean Bean, no, non è Sean Bean, scusatemi, Sean Astin si chiama, il nome tutti Sean si chiamano. Comunque dicevo, Sam con Sean Astin e anche, secondo me, Aragorn con come si chiama l'attore? Non so pronunciarlo, quindi scusate, vabbè, Aragorn è l'attore. E niente, queste erano le domande. Il video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, ci sono le domande nell'info box. E noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Ciao!